Sono il professor Antonio Casoria e faccio parte della Prologo di Orsara di Puglia. Qui abbiamo in sostanza, così come a Monte Sant'Angelo, la presenza della spelunca orsaria e un ambiente ricavato da una situazione naturale entro cui naturalmente si ha l'adorazione dell'angelo Michele. Noi abbiamo avuto questa presenza del culto dell'Arcangelo fin dalla sua apparizione sul Monte Gargano. Qui abbiamo come appunto il culto a San Michele Arcangelo che ci lega da una devozione antichissima e dove eventualmente ci sono anche delle leggende, delle storie che sono avvenute in questo territorio dove abbiamo sentito e sentiamo la protezione dell'Arcangelo Michele. Allora, qui abbiamo la tradizione secondo cui l'Arcangelo Michele sarebbe intervenuto a favore dell'esercito cristiano, ovvero degli orsaresi, in una situazione di guerra e il fondamento dal punto di vista storico dovrebbe rivolgersi ad uno scontro che è avvenuto nella Valle del Cervaro, che è nel territorio di Orsara di Puglia, tra i bizantini e i goti, e intorno al 800-850. Abbiamo questa rappresentazione di questa situazione di intervento dell'Arcangelo in una porta di bronzo che è posta all'ingresso della chiesa. L'altra leggenda è in rapporto al fatto che questa statua di San Michele Arcangelo sarebbe stata rapita dai troiani, che sono naturalmente dei cittadini che abitano nella cittadina di Troia, limitrofa ad Orsara, e secondo questa leggenda avrebbero alla vigilia del festeggiamento in onore di San Michele a settembre, sarebbe avvenuto questo ratto che aveva comportato il trasporto della statua verso Troia. Ma giunti sul limite del confine segnato da un torrente, quello del San Noro, abbiamo avuto che la statua si sarebbe appesantita in maniera oltremodo e quindi non ci sarebbe stato verso di portare via la statua che sarebbe stata ritrovata dagli stessi fedeli orsaresi la mattina successiva. Questa è naturalmente una situazione di leggenda, ma che ha comportato il fatto che nelle due occasioni di celebrazione dell'Arcangelo, che sarebbe la festa a maggio, l'8 di maggio, e a settembre, il 29 settembre, gli orsaresi vegliano la vigilia in maniera tale che il tempio con le porte naturalmente aperte ai fedeli non sia mai lasciato sguarnito e mai lasciato dai fedeli. E nella veglia naturalmente ci sono i canti, le giaculatorie religiose che si innalzano all'Arcangelo Michele e poi naturalmente anche alla Madonna. C'era una tradizione che si è tenuta fino ai primi anni del 1900 che comportava il fatto che l'8 di maggio, in pratica in occasione di questa festa di San Michele, c'era l'usanza di fare una gara tra gli aratori. Che consisteva nel fatto che partendo da punti distanti rispetto all'abbazia si tracciassero dei solchi, aveva una gara a cui partecipavano naturalmente diverse squadre e vinceva, si riconosceva naturalmente vincitore quella squadra che avesse tracciato il solco più dritto dall'orizzonte rispetto al punto abbaziale, in maniera tale che si potesse evidenziare la bravura di questi aratori. Questa consuetudine io l'ho riscontrata anche in uno scritto che riguarda Castelfranco in Miscano, che sarebbe una cittadina che si ritrova non molto lontana da noi, ma verso Benevento, e che aveva la stessa tradizione della tracciatura del solco, ma che cosa particolare, aveva comunque non riferimento altri punti, ma sempre l'abbazia di Orsara. E
Questo fa immaginare che ci fosse appunto un andare, un cammino fatto da pellegrinaggi che venissero naturalmente anche ad Orsara, ma come passaggio di questi pellegrini, certamente nel periodo medievale verso la Terra Santa. Abbiamo due ingressi che ci portano alla grotta. Un ingresso che è detto della Scala Santa, in quanto si percorre questa gradinata lentamente e andando a enunciare preghiere, naturalmente chiedendo la protezione dell'Arcangelo Michele. Ancora oggi si fa? Ancora oggi certamente questa cosa si fa, ma come al solito diciamo che è ancora patrimonio degli anziani, perché nei giovani non sempre diciamo, si riscontrano delle situazioni che fanno appunto riferimento a questa tradizione. Ma con l'andare del tempo c'è un passaggio di testimoni, cioè nel senso che i giovani poi quando diventano adulti anche acquisiscono questi elementi di tradizione e la conservano.